Fuggi, uccellino, fuggi, poiché i cannibali questa sera ceneranno nell'Ade. Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale da Malachix91 per questo nuovo episodio di The Forest. Siamo a quota 57 e quest'oggi ragazzi sarà un episodio barra guida, poiché molti di voi si saranno sicuramente chiesti quale sia l'arma più forte del gioco. Non c'è una risposta in realtà, di armi forti ce ne sono parecchie e oggi appunto le metteremo alla prova. Partiremo dalle armi che si possono avere fin dall'inizio, tipo la sciappiatta, fino ad arrivare ovviamente alle armi che si possono craftare, a quelle che si possono trovare nelle grotte. Come sapete, ogni arma, a parte l'arco, vabbè, ha una statistica che sono la velocità, il danno e il blocco. Un'arma per essere forte non ha bisogno di una delle statistiche alte o due, ma sarebbe meglio mantenere una media di tutte le statistiche piuttosto. Avere un'arma con tanti danni e con tanta velocità, ma che non blocca, non è molto utile in realtà. Come non sarebbe molto utile se avesse tanto danno e tanto blocco. Tutte le armi che vedrete in questo video non sono modificate, quindi sono tutte, come vedete, originali, non hanno piume né niente. Tranne per il nostro macete, che come vedete ha giusto giusto due piume e un dentino lì in punta. E l'ho potenziato tempo fa, ma non cambia assolutamente nulla. Non l'ho potenziato a livelli da dire fa molti più danni per quello. Quindi sono tutte praticamente al modello base. Ora non resta che attivare il nostro artefatto. E come vedo qui i cannibali sono venuti più e più volte a insultarmi perché non sono riusciti ad entrare. Hanno piantato effigi ovunque. Ora non resta che aspettare i ragazzi, i nostri cari amici cannibali, e testeremo subito la nostra ascia piatta. Si aprono le danze. Ok, cercheremo di prendere. Cercheremo di prendere di mira un bersaglio, quindi manteniamo lo stesso se riusciamo. Ricordo che la potenza dei cannibali varia, ci sono diversi tipi di cannibali, varieranno anche i danni in base ai cannibali che avrete davanti. Ci prendiamo la tintura rossa perché non voglio comunque rischiare la vita. Ok, siamo pronti ad affrontare l'orda. Un consiglio che vi do nei combattimenti, soprattutto quando iniziate a giocare e le prime volte avrete delle armi un po' infime. Ok, grazie. E avrete delle armi un po' infime, anche se troverete la katana all'inizio del gioco, comunque non sarà come usarla verso metà gioco o fine gioco, ve lo posso assicurare perché la vostra resistenza farà un po' schifetto. Quindi prendiamo uno di questi bersagli, direi di prendere questa qui che si sta allontanando e di iniziare con lei. Ok, una se n'è andata. È il momento dell'ascia arrugginita. Wow! È durata veramente pochissimo. Tu volevi, eh? Pia di ascia moderna. Ok, è giunto il momento dell'ascia della fortuna e vediamo chi sarà il fortunato a venirci sotto per primo. Sempre se ci verrà sotto qualcuno, perché qui ultimamente siamo un po' a secco di nemici. Ascia della fortuna, che penso sia una delle armi più brutte del gioco, e per brutto intendo di tutti i sensi.
veramente terribile come arma, di una lentezza allucinante. E anche i danni in realtà non sono. Orca vacca, ciao. Ok, anche i danni non sono così eccessivi. Bene, iniziamo subito, prendiamo di mira magari questo, che è un po' più lentino. Se venite anche un po' meno, forse è meglio. Ecco qua. Siete in tanti, forse in troppi. Io voglio te. Ok. E un altro andarmi. Guardate quanti sono nel frattempo. E proviamo la massa. Nonché arma basilare. Che tutti i nostri cari amici usano. Molto forte. Cerchiamo di isolarli, magari. E affrontarli man mano. Molto forte anche la massa della fortuna. Proviamo l'ascia per arrampicata. Il nostro bellissimo machete, che è l'arma che preferisco. Secondo me il machete è anche l'arma più forte del gioco, sarà a mio parere. Testiamo il Bengala. Vediamo con quanti colpi vanno giù. Colpi. Proviamo la nostra katana su codesto nemico che teoricamente è più forte. Quindi, come già detto, ragazzi, purtroppo cambia anche da nemico a nemico, perché le armi non infliggono i danni uguali a tutti. Quindi va in base al nemico che troverete. Facciamo una piccola motta. Troverà la nostra racchetta da tennis. Mi mancava giusto un nemico. Poi testeremo anche l'arco, giusto per vedere un pochettino com'è. Sempre se questo non va sul fuoco e si danneggia. Ok, e abbiamo provato anche la nostra amica racchetta. Abbiamo l'arco classico che troveremo, che potremo tranquillamente craftare. Sto eseguendo tutti i colpi bassi, non voglio ucciderlo. Mi ha schivato una freccia, davvero. Ok. È il momento dell'arma secondo me migliore del gioco, nonché l'arco moderno, che è veramente fortissimo, e testeremo appunto. Scusate, ho fatto una piccola gaffe, l'ho ucciso in un colpo. Porti pazienza, cannibale, non volevo. Nonché l'arma più forte probabilmente del gioco, almeno a parer mio. Adesso con l'aggiunta della balestra è stato un pochettino sovrastato, perché la balestra è veramente letale. Però
ma anche l'arco moderno come velocità e come danni è veramente eccezionale. Non c'è un'arma più forte in realtà, ma appunto ognuno di loro ha dei pregi e dei difetti. C'è l'arma più veloce, c'è l'arma più lenta, insomma varia a seconda della tipologia dell'arma, ma anche della tipologia del nemico. Una cosa è certa, le armi più forti secondo me sono quelle a distanza e continuano a morire tutti in un colpo qui, non so se sto beccando tutti la testa, scusate, sono abituato a prendervi bene. Anche per i ciccioni che in questo momento non sono mai arrivati, altrimenti vi avrei fatto vedere un combattimento, ma magari ve lo farò vedere con un prossimo video. Le armi migliori sono quelle a distanza, ragazzi. Una volta che avrete l'arco moderno e la balestra sarete pressoché invincibili. Vi basterà appunto mantenere un po' di stamina e questa vi permetterà di scappare dai nemici. Cercate sempre appunto di mantenerne quanto più possibile, almeno la metà della barra, così da poter scappare ed eseguire piccoli scatti laterali e avanti e indietro che vi permettono di scappare. Se voi non avete un'arma che blocca e consumate tutta la stamina, sappiate che sarete fregati, soprattutto come avrete visto prima, nei casi in cui i cannibali siano più di 10, in quel caso ragazzi vi verranno da tutti i lati, vi bombarderanno di sberloni. Ora se vuole arrivare qualcun altro, perché qui non arriva più nessuno, era già la terza ondata che faccio fuori, sarei molto contento di farvi vedere anche la potenza dell'arco moderno e della balestra. Sfortunatamente finora li ho colpiti sempre la testa. Ok, finalmente è arrivato qualcuno. Era ora, vi stavo aspettando da un sacco di tempo. Le frecce che sto utilizzando sono le stesse frecce d'ossa che avevo usato per l'altro arco. E cercheremo appunto di colpirlo nelle parti basse. Ottimo, direi. Ora è il momento della lancia potenziata. Scusi, non avevo calcolato questo. Se incastrati ai muri i cannibali diventano vulnerabilissimi, se riuscite a continuare ad attaccarli sarà veramente facile ucciderli. Abbiamo la lancia debole. La lancia è un'arma sottovalutata, ragazzi, è veramente ottima in realtà. Come vedete è un'ottima velocità, i danni non sono altissimi, ma con la lancia potenziata farete dei danni nettamente superiori e in più riuscirete a mantenere sempre il nemico distante da voi. Quindi non scartate l'idea di usare una lancia. Inoltre è ottimo perché appunto potete lanciarla per colpire i nemici, non come ho fatto io in questo caso che non ho colpito niente per ora. E infine, ma non per ultima, la parte più divertente. Il motosega. Quasi dimenticavo della balestra. Adesso non so se ho abbastanza frecce, ma teoricamente sì. Okay, non dirmi che l'ho preso in faccia. No, l'ho preso allo stomaco. L'ho fatto fuori con un colpo. Almeno non vorrei dire una cavolata. Quello ho preso in mezzo alle gambe. Aspetta, vorrei recuperare la freccia perché non ne ho tante. Grazie. Questo l'ho preso in faccia però, eh. Sì, letteralmente. Come vedete questo nemico è leggermente più forte, quindi con due dovrebbe cadere. Sempre se lo prendo, eh.
Tre frecce per i cattivoni più duri. Quindi anche la balestra, appunto, avete visto, nemici semplici un colpo, nemici un po' più duri come questo, ne occorrono tre. La mira della balestra è un po' schifosa perché dovrete mirare un pochettino più in basso per riuscire a prenderli bene, però è un'arma veramente letale. L'arma probabilmente a distanza più forte del gioco, anche se sinceramente preferisco molto di più l'arco moderno, eh. Però sono scelte che una persona fa. Ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Se l'episodio vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like e condividetelo con i vostri amici. Se volete altre guide o se pensate vi sia stato utile, scrivete ovviamente nei commenti e fatevi sentire. Ci si vede per il prossimo episodio, ragazzi. Ciao a tutti!